Sono arrivato il 21 agosto all'aeroporto di Roma, un volo da Kabul, con scalo in Kuwait e poi a Fiumicino. Mi vengono le lacrime agli occhi a ripensare a quei momenti. Immagini indelebili nella mente di Said. Al tramonto si concede qualche minuto in bicicletta con la figlia di 3 anni al termine di una giornata trascorsa in una delle 8 parrocchie romane che ospitano le famiglie afghane arrivate nella capitale. È fuggito dall'Afghanistan insieme alla moglie Narghes, che è incinta di 7 mesi, alla piccola e al cognato di 26 anni. Il pensiero torna a quelle ore che hanno cambiato la loro vita, così come quella del popolo afghano. Istanti frenetici che si rincorrono ancora nella sua memoria. Said ripercorre quei momenti, il saluto ai suoi genitori, la valigia preparata in fretta, cercando di portare via i ricordi più cari, mentre i talebani erano già arrivati nel palazzo dove si trovava la sua casa. È stato molto difficile per me lasciare i miei amici, la mia famiglia di origine. Io, mia figlia e mia moglie ci siamo preparati e ci siamo diretti all'aeroporto di Kabul. Qui c'erano migliaia di persone ammassate. In quel trambusto io avevo mia figlia per mano e ho perso mia moglie. Per 14 ore siamo stati separati. Una notte piena di spari e di dolore. Le persone spingevano per entrare in aeroporto. Mia figlia ad un certo punto è caduta per terra e ha rischiato di essere calpestata e uccisa dalle persone che si accalcavano. Dopo molte ore sono riusciti ad entrare nell'aeroporto tra le urla e la paura. La piccola piangeva, Said continuava a cercare la moglie tra la gente. Chiedevo a tutti se l'avessero vista, ma nessuno mi poteva aiutare. Poi nella calca l'ho vista. Avrei voluto avere una telecamera per riprendere quell'istante. Sembrava la scena di un film. A Kabul, Said, che ha 39 anni, era consigliere del Ministero dell'Interno e lavorava nella direzione generale. Viaggiava spesso in tutto il paese. Sua moglie, che di anni ne ha 29, insegnava matematica in una scuola privata che è stata fondata da uno dei suoi fratelli. A Roma, dove sono ospitati in una piccola comunità religiosa, stanno riconquistando i frammenti di una quotidianità ritrovata. La piccola è ancora scossa da quelle scene vissute a Kabul, in aeroporto. Ha pianto tutta la notte. Mi diceva di sedermi perché aveva paura. Per una settimana e anche ora si sveglia nel sonno. Nella mente ha quelle scene di violenza. Qui sono stati accolti dalla Caritas diocesana in collaborazione con l'esercito italiano e la prefettura di Roma. In queste settimane, dopo il periodo di quarantena, nelle diverse strutture sono state ospitate 38 persone, tra queste molti bambini. La strada che abbiamo scelto è quella che chiamiamo dell'accoglienza diffusa, quindi accoglierli non in grandi strutture, ma in appartamenti autonomi che possono rispettare anche la vita familiare, messi a disposizione da parrocchie e da piccole comunità religiose. Questo perché aiuta l'integrazione, ma anche la possibilità di accompagnare i bambini a scuola. Said, che con la sua famiglia si trasferirà tra qualche giorno in un'altra struttura della Caritas in un quartiere centrale di Roma, ci tiene a ringraziare il governo italiano e continua a sperare in un futuro migliore, così come suo cognato, Sanfiullah, 26 anni, è un giornalista. In Afghanistan avevo un'agenzia privata, mi sono laureato alla Rana University di Kabul e stavo lavorando da 2 anni con un gruppo di 26 persone. Poi con l'arrivo dei talebani tutto si è interrotto, non ho più potuto continuare a raccontare e ho dovuto lasciare il mio paese. Safi, come lo chiamano in casa, ha documentato quel viaggio, quei momenti e quei giorni che lo hanno portato via dalla sua città. Ci mostra le immagini che tiene gelosamente nella memoria del suo telefono cellulare. Quegli istanti in aeroporto, tra gli spari e il mare di gente, i bambini in braccio e le valigie preparate per portare via pezzi di vita. L'attesa prima di partire, momenti interminabili condivisi con chi, come lui, è riuscito a fuggire. Dai suoi video percepiamo il rumore dell'aereo che li porta via da Kabul in una penombra fatta di lacrime e speranze. Ore e ore di volo e poi la sosta. Il suo diario per immagini continua a raccontarci, tappa dopo tappa, il viaggio verso l'Italia. Di nuovo in volo e l'arrivo a Roma tra i sorrisi e i giochi dei bambini. Infine il trasferimento ad Avezzano con la Croce Rossa. Il ballo di un giovane tra la gioia dei ragazzi e una partita di calcio al termine di una giornata lontano da Kabul.
Mi piacerebbe davvero continuare ad esercitare la mia professione di giornalista, anche se sono fuori dall'Afghanistan, far sentire le voci delle persone che sono dovute fuggire dal nostro paese. Vorrei continuare a lavorare anche qui in Italia. Con queste immagini Safi vuole realizzare un documentario per raccontare la storia di chi è dovuto fuggire. Nel cuore il desiderio di tornare a Kabul, di riprendere quel progetto iniziato con i suoi colleghi. Si definisce giornalista e scrittore libero. Tutti coloro che sono lontani dall'Afghanistan sanno che nei paesi che ci ospitano siamo al sicuro. Io sono a Roma e mi trovo molto bene. Sono contento perché c'è anche mia sorella con la sua famiglia. Ed è proprio la famiglia il motivo di forza in questo paese che iniziano a conoscere, la parola futuro, quella che ricorre più volte nei loro discorsi, in attesa della piccola Sara che nascerà tra 2 mesi. Narges non vuole parlare, ma il suo sorriso è dolce e più che mai eloquente. I suoi occhi vogliono ancora sperare. Per quello che riguarda il mio futuro, dipende dalla situazione di mia figlia e della piccola che stiamo aspettando. Vorrei che fossero felici e che abbiano una buona educazione. Io sicuramente voglio trovare un posto di lavoro, dovrò ricominciare da zero, ma voglio ricostruire qui il nostro futuro. Tutti sono gentili con noi e questo è molto importante per ricominciare. Vorrei tornare in Afghanistan, ma quello non è il mio paese ora. Spero che il mondo intero senta la voce della resistenza degli afghani che continuano a lottare e che ascolti la voce delle donne. Un futuro da ricostruire fatto di memoria e di progetti. Io mi auguro che un giorno l'Afghanistan torni ad essere un paese libero, così che io possa ricominciare lì una nuova vita nella mia terra. Quando crescerà, dirò a mia figlia che il nostro era un grande paese. Le racconterò della storia della mia famiglia, del sogno che avevamo di costruire un Afghanistan nuovo. Deve essere orgogliosa delle nostre origini. La piccola, da qualche giorno, ha iniziato a frequentare la scuola materna in un asilo della capitale.